un vero disastro. E sono le 4 del mattino e è rientrato appena adesso il fiume e tanta acqua così non l'abbiamo vista almeno in 7 anni che siamo qua e in 30 anni che sono in Val Bormida, tanta acqua così tutta insieme non l'abbiamo mai vista. È uscito il fiume per ben 2 volte, tutto allagato, frane, tronchi che andavano da tutte le parti, addirittura un'autovettura che galleggiava nel fiume, un container schiantato contro i piloni del ponte. Speriamo non ci siano vittime, ci sono strade bloccate, delle frane sulle parti alte delle colline. Fortunatamente abbiamo recuperato tutte le persone che erano ferme nelle macchine e quindi ricoverate in ospedale e portate poi a casa appena possibile, appena la protezione civile è riuscita ad avere un attimo di tranquillità. La prima esondazione è arrivata da Ferragna, tra Ferragna e Bragno, tra le frazioni sulla provinciale, l'acqua è uscita totalmente, tantissima legna e quindi il primo allagamento sono stati di là. Poi il fiume si è alzato in maniera incredibile, in pochissimo, e alla fine anche qui dal Corso Dante, il cimitero, tutta quella viabilità lì, tantissima acqua, e un metro e mezzo d'acqua sulle strade. Ci aspettavamo una situazione problematica, ma non così problematica. Il fiume è esondato in parecchi punti ed è stato velocissimo, nel senso che i tempi di esondazione sono stati veloci, soprattutto su Bragno e Ferragna, che prende l'acqua dalla Bormida che arriva da Mallare. Poi l'esondazione è stata qua in centro, bloccando tutte le strade, ci sono frane in più località. E ringraziamo il 118 e i vigili del fuoco su degli interventi, perché ricordiamoci che i danni si possono contare, le vite purtroppo se si perdono no, e quindi le persone che sono rimaste bloccate in macchina ed erano una quindicina sono state tutte recuperate con i mezzi dei vigili del fuoco, e non è stato facile, le abbiamo portate in ospedale. Poi grazie alla protezione civile e al lavoro del 118 e sono poi state portate a casa, quindi le persone a noi in questo momento non risultano persone in pericolo di vita. No, perché l'acqua porta le foglie e tappa i tombini, e l'acqua non va giù dai tombini, aprendoli va giù molto più velocemente.
l'acqua arriva, diciamo, dalle vie, poi si incanala qua e poi i tombini non riescono a prenderla più qua. Già successo una volta, non si sa come mai, nessuno dice che qua sono le piogge che arrivano importanti e non si sa come mai. Io quello che so è che qui i tombini erano completamente tappati, lasciando stare quello, sicuramente è arrivata più acqua di quello che doveva arrivare. Ma se non si risolve qualcosa a monte, sarebbe che qualcheduno si prenda la responsabilità e vada a vedere a monte il perché continua a entrare acqua nelle vie.